La mia vita è stata colorata anche da persone meravigliose. E questa è la nostra storia. Questa è la mia storia. Cara Giovanna, lo so, avrei dovuto farmi viva molto tempo prima. Pensavo avessi chiuso definitivamente con la tua vita precedente, me compresa. Intanto ho continuato a occuparmi delle persone a te più vicine, anche dopo la separazione dei tuoi genitori. Amatissima nipote, da dove iniziare a raccontarti il lungo cammino del mio amore per te? Il passato, per quanto si cerchi di rimuoverlo, torna sempre a bussare. Non ho potuto andare contro a tutto questo, ma una cosa è certa, io non l'ho più perdonato. La trattoria di Marseille. Ma dovresti pensare che mi hai fatto vivere questi miei ultimi anni nel modo stesso in cui avrei voluto vivere tutta la mia vita. Chiederò anche di farti tornare in Sicilia. Non devi temere di ritornare su quella spiaggia. In fondo al tuo cuore è rimasta sempre tua. Ti voglio bene. Inshallah. Marseille. Ora che l'incubo è tornato, devi ricominciare tutto da capo. So che se avessi potuto decidere saresti rimasta in paese, guardando dritto in faccia tutti quelli che per timore di perdere il posto di lavoro assecondarono l'ipotesi che tu fossi impazzita. Così ti spedirono a Roma in un collegio di suore per mettere a tacere i tuoi incubi. E da allora ho tue notizie solo attraverso Francesco. Ma io sono qui, Giovanna, come lo sono sempre stata. E ti chiedo di partire. Giulia.
sue parole cominciarono a inondarmi la testa. Io reagii subito, feci per andare via, ma lui mi bloccò la caviglia con la mano, immobilizzandomi. Dove vai? Potresti essere mia figlia, potresti. Dai, non fare così. Io cedetti. Che poteva fare? E lui parlava, parlava, non ha mai smesso, parlava di mio padre, del fatto che non doveva seguire dei signori dalla Sicilia, ma io che ne sapevo? Era una bambina, io ero una bambina, lei adesso è una persona adulta come lo sono io, ma all'epoca ero una bambina, i bambini non capiscono queste cose, io vedevo solo la sua mano che continuava ad andare su e giù sulla mia gamba. Ad un certo punto mi prese le mani, me le mise dietro la schiena e cominciò a toccarmi. Io non sapevo cosa fare. Mi buttai per terra, strisciai, lui mi era addosso. Allora cercai con la mano un po' di sabbia per lanciargliela, ma lui intuì quello che stavo facendo e mi bloccò la mano. Mi era addosso, io non sapevo cosa fare, finché ad un certo punto si fermò. Dovevo correre. Correre più veloce che potevo, arrivare sulla mia bicicletta, fermati, arrivare sulla mia bicicletta, su quella strada, fermati, c'erano i miei progetti su quella strada, c'era la mia vita su quella strada. Troppo tardi. M'aveva raggiunta. E io là feci una cosa che non mi perdonerò mai. Mi lasciai andare. La mente lavora in modo strano. Lavarmi. Ecco a cosa pensavo. Lavarmi le mani, la pelle, grattare con la spugna finché non avesse cominciato a bruciare. Pensavo che se mi fossi lavata avrei potuto dimenticare come se non fosse successo niente. Thank you.
avesse camminato più in fretta, sarebbe arrivata in poco tempo davanti alla casa dove abitava. Senza premura di arrivare su in cima, si era guardata un poco intorno, per provare a tornare indietro nel passato, senza svegliarla di soprassalto. Continuava a ripetere che l'avevamo costretta a scendere in Sicilia per fare conti con il suo passato, perché adesso avrebbe fatto modo suo. Mio padre, il magistrato Antonino Sciacca, l'accompagnò personalmente a Luciarone. Si sentiva stranamente tranquilla, eppure da lì a poco un'altra guardia avrebbe aperto la porta sull'altro lato della stanza e dopo 18 anni, dopo 18 anni si sarebbero di nuovo trovati l'uno di fronte all'altra. Lei pensava, sono qui, in questa stanza, che aspetto di vedermi quando ero adolescente, per cercare di fermare quell'istante, quel momento preciso in cui guardare di nuovo verso il mare ogni giorno della mia vita. Di nuovo. All'improvviso un chiasso infernale. Fuori cominciarono tutti a correre. Gli uomini della scorta di mio padre presero Giovanna, la coprirono con un telo e la portarono di corsa a casa. Via! Salvatore Locascio lo uccisero in carcere mentre aspettava di parlarci. È questo il suo destino. Dio non aveva voluto che lei lo vedesse. Così avrebbe detto Marcello. Dio non aveva voluto che lei lo vedesse. Non le venne nemmeno da piangere. Rimase in Sicilia un'altra settimana. Ritorno a Venezia. Giovanna. Mia moglie. Forse per la prima volta. Sentì la mente sgombrare i frastuoni, mi chiamava lei, di una vita spesa a combattere contro l'occhio, Forse per la prima volta non sentì più quell'angoscia afferrare della gola con me. Una mossa. Giovanna. E ballati, femmini, schietti e maritati, chi si non ballati, buono.